Sbomba! Rico is very stupid. Ah, siamo. Si Warang in Resident Evil. Cazzarola. Guida per registrazione sentiero.net bla 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 HTTP proviamo. Ma io ero già registrato a successo di cosa. HTTP due punti slash slash PN porta nuova residentivo ok punto net punto no slash 1 slash vediamo. Mica subito. Altro che Ciccio Gamer. Adesso mi metto a fare Fortnite così faccio le big views e i big like. Sì, ma qua Cristo di una Madonna me lo apre sto Resident Evil Net oppure no? Vabbè. Non capito. Test connessione. Ok. Capcom account login. Ma io boh. Ricordo più se ce l'ho oppure no. Ma io mi logo con Facebook, così un po'. Oh, una scocciola. Forgotten your password? Sì. Proviamo a mettere la mail. Oh. X 35 3D ah ok allora non sono registrato vuol dire che mi devo registrare Madonna ragazzi accept sign up ok. Ok, quindi adesso mi è arrivata una mail. Andiamo. Bella. Thank you for please access the page below to reset your ID and password. Alright. Ok, dopodiché. Allora.
Next. Quando il petta sposa, abusa pronto. Che cazzo vuol dire? You have been logged in with the configured address and password. You will return the preview screen in 5 seconds. If the page does not load, please click on the link. Ok, please sign to the PSN. Ok. Va bene, facciamo. Se mi chiede il numero sono fottuto perché qua non prendo un cazzo. Vediamo se va. Ecco, lo sapevo. Ma mi chiede un SMS per loggarmi all'account. Però, siccome io abito in una zona dove non prendo un cazzo, devo aspettare qua e pregare che prenda l'SMS. Perché mi serve un codice per loggare nell'account della Sony, cioè sul PSN. Adesso bisogna vedere se me lo prendo, perché se non me lo prendo, ciao. Ma perché devo fare sta roba poi? Non ho mica capito. Ti meriti la partnership. Ma per forza! Per forza! Dai, dammi sto cazzo di codice. Mi spiace solo per la. Mi spiace solo per l'attesa, porca troia. Dai, che forse va. Dai, dammi sto codice. Minchia, perché non c'è un'antenna qua, bra, cazzo. Dai. Please. Hai difficoltà a ricevere il codice? Sì, direi. Impossibile. Dai, cazzo, mandami sto codice. Dai, forse ci siamo. Ho un'attacca, ho preso un'attacca, forse dovrebbe arrivare l'SMS. Ok, è arrivato. Bene. 934329. Dimmi che va. No. Yeah, ce l'ho fatta. Ottimo. Do you want to link Mattia Ryder with your Capcom account? Ovviamente sì. Ok, registration complete. The following online ID has been linked. Please push the test connection button on the game screen to test your connection. Bella. Quindi adesso, in teoria, dopo aver fatto i passaggi sul cellulare, dovrebbe andare. Sì! La configurazione in via dei dati è stata completata. Ti auguro un buon divertimento. Ok, ottimo.
Sì, ok. Le tue paure si nascondono nell'oscurità, sti gran cazzo. Bene, l'altra volta eravamo rimasti qui in questa stanza dove ho salvato e ho preso del kerosene e una fiaschetta. La fiaschetta serve per bruciare i nemici per terra, solo quelli che non sono ancora vivi, diciamo, che sono i Crimson Zombies. E poi ho recuperato una chiave in un cimitero che è la chiave con l'incisione a forma di spada, che serve per appunto aprire le famose porte con la spada. E sono messo un po' a cazzo di cane con le munizioni, però tenterò risparmio. Via! E spero di non cagarmi addosso. Ah, qua avevo fatto fuori due zombie. E tra l'altro non vorrei dire una cazzata, ma le porte doppio senso. What? Non vorrei dire una cazzata, ma quando i nemici vanno a terra, cioè i zombie, dopo che li hai ammazzati, se tu non bruci i cadaveri, dovrebbero rianimarsi poi. Non adesso, ma tra un po'. Quindi, se avessi qualcosa per infiammarlo, qua serve un accendino, che ora io non ho. Questi zombie qua saranno un problema perché poi quando tornerò in quest'area qui loro si saranno rianimati, però ancora più forti, infatti si chiamano Crimson Zombies. E so cazzi miei, quindi. Ma realmente so cazzi miei. Il messaggio arriva in ritardo, è normale. Tutto nella norma. Allora devo capire un attimo dove come sono girato. Chiusa, emblema di un'armatura incisa. Ok, non si può aprire. Di qua. Ah, proviamo ad andare di qua. Sto già cagando addosso. Troppo silenzio. Erba. Un camino spento. Ok, qua serve l'accendino. Ok, niente di qua. Non si può fare un cazzo. Perché tanto non abbiamo ancora la chiave. Ok. Nulla. Di qua servono degli oggetti. Qua è porta armatura. Questa porta non ha la maniglia, non puoi attraversarla. Ok. Ok, questa l'ho sbloccata, vediamo dove ci porta. Porco Dio! Porco Dio. Ok, ho uno zombie a destra, che cazzo faccio? Scappo. No, qua c'è un altro. Ok, via. Luca, io me ne vado di qua, cazzo. Ok, vaffanculo. Ok, siamo di nuovo alla villa, nel corridoio, nella hall. Ok, quindi devo andare dentro quella porta lì perché c'erano i zombie e io questa qua l'ho sbloccata. Di qua invece cosa c'è? Sempre emblema di armatura, ok. Qua ci sono due zombie, è un po' tosta affrontarli. Ok. Ok.
Yeah. Due. Tre. Quattro. Yeah. Oddio. Allora, quattro coltellate, quindi voglio provare una cosa. Se io esco e rientro, i danni rimangono inferti oppure no? Perché lo zombie ritorna in posizione, però i suoi danni rimangono inferti. Voglio solo capire se rimangono inferti oppure no. Se rimangono inferti è ottimo, perché così gioco, faccio esco, rientro e lo ammazzo. Se no è un casino. Se viene ripristinata la vita e riporta full life è un casino. Una, due, sì, ma la spadina non è infinita, il problema è quello. Ok, sono arrivato a 5, 6. Se esco e rientro mi sa che viene ripristinata la vita, perché ho già dato 5 coltellate. Significa che se con le prossime 2 massimo lo ammazzo, vengono contati i danni. Se no vuol dire che ogni volta lui viene ripristinata la sua vita. Niente. Devo ammazzare così. Ok. Se no non me lo trovo più dalle palle. Sì, però le ho usate tutte le spadine, cioè i pugnali. Quindi. Allora, io arrivavo da qua, giusto? Ok, no, arrivavo da qui. Armatura. Al suo interno si trova un foglio di carta, su voi non c'è scritto niente. Ciao Davide, ma abbiamo iniziato a pochissimo. Allora, io sono rientrato, sono arrivato da qua, quindi quello che ho scoperto è che gli zombie, praticamente, se tu li attacchi nella sezione dove tu sei, non subiscono i danni se tu esci e rientri, quindi la loro vita viene completamente ripristinata. Peccato, perché sennò poteva essere un trucchetto utile, dargli un paio di coltellate e poi uscire. E invece no. Perché non avevo più spazio nell'inventario. Infatti, bravo che me l'hai ricordato, perché devo andarlo a prendere.
Promemoria stropicciato. Oggi Sir Spencer mi ha chiesto di nascondere qualcosa in un luogo sicuro. Io ho avuto questa idea. Ho pensato che se proteggere fosse un animale pericoloso come il perfido cane che vive qui, nessuno sarebbe in grado di avvicinarsi. Il randagio si aggira sempre nei pressi del balcone sul lato occidentale del secondo piano. Certo, a Corrado richiamo c'è scritto per cani. E a questo punto che entri in gioco tu, credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza schiacciare mutilazioni. Che significa che solo tu puoi mettere questo collare. L'oggetto che si rispensa vuole nascondere si trova dentro quell'area. Sei l'unica persona di cui posso fidare, naturalmente avrei ricompensato per il tuo aiuto. Ricordi quel certo oggetto che sei desiderato? In cambio della tua collaborazione potrai essere in grado di fartelo avere. Mi sembra un affare vantaggioso per entrambi. John, Tonema. Ok. Bella. Un caricatore. Sì. Botanica. Utilizzo delle erbe medicinali. Come noto, esistono molte piante a cui sono attribuite proprietà medicinali. Fin dai tempi antichi, gli uomini hanno curato ferite e malattie utilizzando diverse piante. In questo libro prenderemo in considerazione tre erbe diffuse nelle montagne Arklay e ne illustreremo brevemente le proprietà medicinali. Ogni erba possiede un proprio colore ed è dotata di diverse proprietà curative. L'erba verde ripristina forza fisica, la blu neutralizza le tossine naturali, la rossa produce alcuni effetti se utilizzata da sola, ma abbiamo scoperto che unendo all'erba verde ne amplifica l'efficacia, cosa che io so già. Illustreremo gli effetti dell'erba rossa insieme ad altre erbe una volta raccolti i maggiori dati riguardo. Nel frattempo non fatevi scrupolo di effettuare nuovi esperimenti perché la vera conoscenza che... Vabbè. Qua c'è un oggetto ed è l'accendino. Devo posare un po' di roba, cosa che non ho fatto prima. Procediamo avanti, vediamo che cazzo c'è. Ottimo. Sono dalla scalinata dove ho iniziato il livello. E dove ci sono i due zombie che devo far fuori al più presto possibile perché questa zona qua deve essere sicura. Allora, poso il nastro. Supporto in legno. Il fischietto. Devo tenere il fischietto. Questa è la chiave. Oh cazzo, arrivano zombie. Arrivano zombie perché sento la porta che... Sento la porta bussare, quindi c'è qualcuno fuori ed è sicuramente uno zombie. Sentivo un rumore, vuol dire che era o il cassetto che si chiudeva del baule o se no era lo zombie. Meglio così. No, cazzo, non ha la maniglia, quindi non posso attraversarla. Quindi vuol dire che è a senso unico questa porta qua. Porca puttana. Devo rifare il giro. No, mi pare che era di qua, giusto? Sì, infatti. Allora, devo prendere l'accendino e il caricatore. No, devo bruciare quei due zombie lì, assolutamente. Ah!
ma quindi li ho bruciati e boh. Mi sa che è meglio se prendo con questo. Pourquoi? Io li ho bruciati, però i cadaveri non sono andati via. Ah, sono spariti, ok, ottimo. La fiaschetta mi occupa comunque spazio. Bruciarli serve per non farli rianimare, perché i zombie si rianimano dopo un certo tot di tempo. E diventano più forti, si chiamano Crimson Head. Allora, adesso devo andare qua, che mi ricordo che c'era la sala con... col caminetto. Se va a scatti con il cello, o perché il cellulare lagga, ma difficile perché comunque è un cellulare potente, o se no perché non hai una buona connessione. Delle linee incise sul rilievo brillano rosse nel calore intenso. Secondo me qua serve il supporto in legno di prima che ho preso. Provo a pensare, eh. Non so se sia così, però ci provo. Una fischietta, posiamola. Una volta Ram si fotte e fa scherzi con l'arma. Non spray. Allora, penso che la mia intuizione non sia del tutto sbagliata. Per il caminetto. Sì, io sono qua. Adesso usando questo. Sono un cazzo di genio. Ok. È una mappa di Villa 2F. Prenderla? Sì. Ok, quindi mi ha ampliato la mappa. Ottimo. Ok. Allora, ora bisogna andare dal fischietto per cani, quindi di qua. Questi andrebbero bruciati perché dopo mi creano problemi, ma così non lo posso usare. Sarà la fischietta che ora non ce l'ho. Su cazzi da cacca. Allora, di qua non mi ricordo dove si va di preciso. Di qua si va nell'altro, di qua. Scusa, chi è? Ok. Qua mi ricordo che si va nell'atrio.
c'è lo zombie tra l'altro. Qua abbiamo una porta aperta e una chiusa. Ho usato la chiave spada, bella. Porca troia, ci sono dei zombie. Ho solo capire dove, come sono messo. Allora, posso fare uno zoom? No, vero? Allora, il corridoio, io sono dritto, quindi lì è un angolo cieco a destra. Quindi vuol dire che lo zombie può essere solo a sinistra, solo di qua. Infatti è qui. È qua sotto. Infatti, eccolo là. C'era un altro qua a destra. Ancora vivo. Vieni. Ciao Luke. Ottimo, ok, uno sono riuscito a risparmiare munizioni. No, di qua si entra in un cortile di qua. No, meglio no. Di qua abbiamo due porte. Una ci porta verso l'atrio. Questa qua ci porterà verso l'atrio. L'hai aperta, infatti. Vediamo dove ci porta questa. Ok, via. Ho capito dove siamo. Questa qua è una brutta zona. Elmo, ok. Di qua brutta storia però mi devo armare. Vivo. Sembra che sia morto a diverse ore. E questi sono i più bastardi, perché poi si rianimano. Sì, di qua c'è un'altra zona, qua sono cazzi miei. Grazie a Dio. Ok. Letto logoro. Qui ci sono diversi tipi di sederi, molti hanno corde sullo stesso. Ok. Ok, allora fammi salvare. Ottimo.
Bene. Ok. Ora. Nulla, quando salvo scompare la schermata per un attimo. Adesso devo prendere la fiaschetta e bruciare subito quello stronzo lì davanti perché questo qua mi creerà un sacco di problemi. Bastardo qua bisogna ammazzarlo subito. Come no? No, no, usalo pure. Bene, questo qua non si sveglia più. Tanto capiterà che qualcuno si risveglia, sto cazzi miei poi. Che quando si risvegliano sono anche più veloci. Quadro da villa illuminata in una setta. Ok, qua sta finestra non promettono nulla di buono. Hai usato il grimaldello, bella. Andiamo dove mi porta. Aspetta, aspetta. E va bene, tanto non hai abbastanza fraschette per tutti, quindi prima o poi... lo so. Qua non mi piace. C'è un fucile. E il kerosene. Ottimo. Stra. Ottimo. Prendere batteria. Ok. Pistola stordente, gita di autodifesa, potrei stordire il nemico lasciando temporaneamente disorientato. Ok, funziona esattamente come i pugnali. E questo fucile fuori uso. Ottimo. Rotto non spara, forse può essere usato in un altro modo. Questo fucile qua va messo sull'altro fucile. C'è una stanza dove c'è un quadro, prendi il fucile vecchio, cioè quello lì dal quadro, lo togli e metti questo qui, perché altrimenti si attiva una trappola, che è un classico di tutti i Resident Evil. Solo che io ho l'inventario pieno adesso, quindi non so quanto mi convenga. Vabbè, teniamoci l'intero pieno. Eh sì. Sì, dovevo rincontrarmi col tizio. Peccato che è tutt'altra parte. Io ora comunque sono in una situazione un po' di merda. Un po' perché non ho munizioni. Secondo perché ho l'inventario pieno. Terzo perché devo capire dove cazzo andare. Quarto, perché più il tempo passa, più i zombie che rimangono a terra c'è la possibilità che si risveglino. Il che significa che c'è me la pio nel frac. Questo balcone qua è dove devo usare fischietto. Può darsi. Ok.
l'ho aperta, però dove mi porta questa porta? Ok, ottimo. Uccidiamo il cane adesso. Due, tra due. Porca troia. Porca troia. Porca troia, togliti. Ok. Un colpo sono morto. Ah già. Ho preso troppi colpi da lì, cazzo di cani di merda. Questi cazzi, veramente. A parte che sono nella modalità survivor, quindi sono cazzi miei. Però sono forti sì i cani. No, io direi affrontiamo i cani subito. Prendo l'erba. Dovrei fare tutto, vabbè, fare stesso. Qua però ero andato nella stanza dove c'è il fucile, poi cosa ho fatto dopo? Sono salito qua sopra e sono andato nella porta d'acciaio, ok. E scompaiono quando la utilizzi per l'ultima porta. Io adesso lo inculo il cane. Uso quest'angolo qua come copertura. Ottimo. Fammi concentrare adesso su questo qua. Ottimo. Bene, prendere collare. No, perché sono uscito? Infatti l'hanno preso il cazzo di collare. Sta arrivando l'altro cane anche.
fare con questo tempo. Mi sono curato. Collare, c'è un interruttore, prendilo, sì. Piccolo emblema. Questa chiave qua va messa nello slot dove c'è l'altra, l'armatura che gira. Allora, adesso vado a sbloccare la porta di là. Così rimane aperta. Poi torno indietro. Devo bruciare lo zombie, quello lì. Quello per terra. Assolutamente. Quindi andiamo di qua. Allora. Sì, non interessa. Fiaschetta. Lucina, batteria però mi serve, ma non viene conteggiata come oggetto, quindi dovrei riuscire a prenderla. Ottimo. Il nastro non riesco a prenderlo invece, cazzo. No. Vabbè, lasciamo stare. Ci dopo. Allora, organizziamoci un attimo. Peschetta via. Nastro mi serve. Il fucile lo teniamo per dopo. La chiave della spada, l'accendino non mi serve per adesso. Il nastro lo poso. Sì. Ok, nice. Adesso devo andare nella porta, quella lì strana, sperando che non sia rianimato nessuno, sono cazzi miei. Devo andare non qui, questa porta qua, credo, se non ricordo male. Ottimo. Da qui si arrivava all'altra camera. Oh, porca troia, qua sono cazzi miei.
Di qui non mi ricordo qual era quella aperta, quella no. Chiusa chiave. Di qua dove cazzo va? Non mi ricordo. Sto qua da bruciare, cazzo, guarda quanti ce n'è. Se io non li brucio sono cazzi niente, guarda. Porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, porco Dio, l'ho detto cazzo che devo stare a bruciare, perché io lo sapevo. Quello lì adesso si è rianimato, sono cazzi miei, ve lo dico già. Allora, qua c'è il trucchetto della chiave da fare. Bisogna togliere la chiave che l'armatura. Ok, ho scambiato le chiavi, quella finta e quella reale. E adesso dovrei essere l'emblema di un elmo. Sì, però adesso ce l'ho proprio nel culo, ma nel culo più totale. Per il semplice fatto che quello lì si è rianimato. E adesso io devo passare il corridoio e andare da un'altra parte. E me lo trovo davanti, questo qua, appena apro la porta. Saranno cazzi miei. Perché toglie un botto di energia. So già, devo provare ad evitarlo a tutti i costi. Dopo di questo cosa c'è? Il corridoio, vado avanti, poi. Mo so cazzi. Lo dico già, so cazzi. Ce l'ho davanti, sto tizio. O si rianima o mi ammazza. Porco Dio. Avete visto nello specchio come correva? Boh. Meno male che sono riuscito a uscire. Minchia, cos'era quel rumore? Cane? Ah, sono i corvi, ok. Ok. I corvi non sono propriamente innocui, ma diciamo che è meglio non rompere il cazzo, ecco. Che gioco di merda. Mi sto cagando addosso. Il cadavere del mio compagno. Lì c'è un altro. Lì c'è un altro zombie. E se si rianima, so cazzi miei. Per dire. Ora devo trovare le. Devo trovare le porte con l'armatura. Però. Io sono senza munizioni, sono senza. Sono senza kit curativo. Se quello lì si rianima, sono spacciato. Porco Dio! Porca Madonna! Via! Ecco, questo qua è il Crimson, come dicevo prima. Questo qua. Se si, vedi, non so se vedete le zampe, le mani che si sono trasformate in zampe. Sono più forti e ti aprono il culo in sostanza. Quindi una volta che sono morti così non si, per fortuna non tornano in vita, però sono proprio dei fili di Troia. Per quello che bisogna bruciarli, per evitare che subiscano questa trasformazione. Allora qua dove cazzo sono? Sono al bar.
Un pianoforte, ok. C'è una scritta nell'angolo del quadro. Il ricordo del completamento della villa. Ciao Alessandro, benvenuto. Ok, quindi sentirò bestemmie, sapete il perché. Allora, speriamo non ci sia nessuno che mi fa la sorpresa. Allora, qua che cazzo c'è? Ok, questa è una porta. No, non è né una questione di mira né una questione di potenza. La Magnum, per esempio, riesce a disintegrargli la testa con un colpo solo. Ma è una cosa classica che c'è da Resident Evil 1. La Magnum è sempre stata la pistola più potente. E headshotta qualsiasi persona. E qualsiasi mostro lo disintegra. La Samurai Edge, che è questa pistola qua, ha il problema non tanto della mira o quello, però è una questione di critico. Il critico è un valore che non si vede nel gioco, ma che su 10 colpi che spari, magari uno hai la probabilità che possa essere un critico. Quel colpo che avevi visto nel video precedente è stato un critico, dove io gli ho sparato tipo due colpi e al secondo gli ho fatto saltare la testa. Questa è la spiegazione. Allora, spartito musicale. Esamina. Suonata al chiaro di luna. Manca una sezione del spartito, rimangono solamente la parte iniziale e finale del brano. Quindi bisogna completare il quaderno. Allora, ora devo uscire e tornare subito sulla sinistra sperando che non ci siano altre sorprese. Questa chiave non serve più, rispondo alla domanda di Davide. Vedi, ora ti puoi decidere se toglierla o no. Se decidi di no, ti rimane nell'inventario, ma non ti serve a nulla. Se dici di sì, la chiave scompare dall'inventario e rimane incastrata nella porta. A me non mi serve, quindi. Questa zona qua me la ricordo perché l'avevo già fatta. Questa qua è una cucina dove ci sono. È piena di zombie. Sarà un cazzo di casino sopravvivere, ma ci provo lo stesso. Perché c'è una porta del frigo che si apre e ti compare uno zombie. Questo non è che lo so da me, ma perché avevo fatto l'avventura con Chris prima. Qui sono cazzi miei. Anche perché mi pare che la cosa si trigger appena passi il bancone, entrano 2, 3, 4 zombie e tu sei fottuto. E io non ho neanche preso il fucile, cosa che mi servirebbe, fucile a pompa. I piatti brulicano di vermi, che bello. Di qua mi pare che c'è un gancio da macellaio, nella rientranza sulla sinistra ci siano zombie per terra o addirittura in piedi vivo che si rianca. Boh, tentiamo la sorta, al massimo urlo. E infatti mi ricordavo bene.
Ecco, lo sapevo. Lo sapevo, cazzo. Lo sapevo, non mi ricordavo male. Ok. alzati. Alzati. Ok, vieni. Bravo, statene lì, eh. Capitano. Io sto cazzo di sotterraneo, lo odio. Ok, ottimo. E qua devo metterci un'altra cosa. Macchina da scrivere, scatola, ok. Dovrei andare a prendermi il fucile. Però non ricordo dov'è il fucile, sinceramente. Qua non mi ricordo neanche dove si va. Io sono capace a fare tutte e due. Oh cazzo. Allora, di qua mi pare che si ritorna nella sala dove ho iniziato la live, quindi inizio. Questi primi piani inquietanti, mamma mia. Qua? Dove cazzo vado? Ah, di qua ci sono i cani. Di qua ci sono i cani. E so cazzi anche. Esatto. Smettilo. Ok. Eh sì, le piantine prendiamolo. Sì. Ora, mixiamo. Prendere sostanza chimica? Sì, prendiamo. Cos'è? Agente chimico che impedisce la crescita delle piante. Va bene, erbicide. Sì, parecchia. Ma anche i zombie non scherzano. Fai bene. È bello. Fa solo cagare in mano, ma fa lo stesso. Di qua, se non ricordo male, c'era il bagno dove si è attivato uno zombie, sperando che non ci sia più nessuno. Ok. Sembra che l'acqua funzioni ancora. Ho acceso. Ok, va bene. Non c'è nulla. Madonna che ansia, sto gioco.
altro che io non mi sento mai sicuro, perché con la pistola io non ho colpi. Potessi sparare quanti cazzo di colpi voglio, io sarei comunque più tranquillo. Ma l'ansia a me non viene dal fatto che comunque non posso affrontare tutti. Questo per me è un limite. Posso tranquillamente evitarli perché ci sono delle speedrun dove c'è gente che evita completamente qualsiasi cosa. Però a me non piace evitare le cose, mi piace ammazzare i zombie. Ma questo Resident Evil in realtà a me non faceva paura, tranne alcune zone dove c'erano quelli là che dovevi sparargli a un punto specifico e avere la telecamera termica, altrimenti non potevi ammazzarlo. Eccolo qua il fucile. Cosa succede però se lo prendi? Mi pare che il soffitto scenda, se non ricordo male. Posso chiudere la porta, vero? Cioè sì. Immaginavo che c'era la trappola. Ma la porta non si apre. E adesso? Ok, adesso. Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! L'ho scampata! L'ho scampata, Madonna, che cazzo è successo? Che demonio. Barry. That was a close one. La minchia, A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. No, ma rimani con me, ciccio pasticcio. Grazie, Barry. Grazie, Barry, che mi hai dato un bel fucile nuovo, grazie. Or dunque, porta del bagno. Che poi è passata la macchina da me. Porta del bagno e cartucce nella cassa. Un bel fucilazzo. I mostri non mi fanno più paura. Dove sono? Ok, sono da casa. Cosa devo posare? Un po' di roba. E salvare. Esatto, comunque erano i Regenerators. Perché mi ha lasciato... C'è un biglietto fuori, non l'ho letto. Ti ho lasciato dei proiettili nella stanza destra, usali pure se ti trovi nei guai, Barry. Che amore. Grazie, Barry. Ero giusto nella merda, fai tu. Ok. Allora, questo lo mettiamo qui. L'erbetta la mettiamo qua. Sportita la mettiamo qui. Coltello. Possiamo toglierlo per il momento.
cartucce del fucile mi serviranno perché so cazzo. Spray, sì. Munizioni incendiare per lanciagranate? Sì. Sì, effettivamente non hai tutti i torti, però mi ha lasciato le munizioni. C'è qualcosa, no? Se qua sono le munizioni per il lanciagranate, ma io ora non ce l'ho, ma non so dove possa essere. L'erba curativa totale non mi serve, mi serve l'altra erbetta. Ok, che è più semplice che la uso. Ottimo. Ok, allora. Ora cosa devo fare? Devo farmi un giro nella casa per vedere se si aprono le altre porte. Oh, oddio. Quello non l'avevo proprio visto. Non l'avevo proprio visto questo qua. Minchia, non me ne sono proprio accorto. Meno male che mi sono girato gli scatti. Quello lì era un crimson comunque. Allora, qua c'è una testa di un alce e un'erba rossa che ora non mi serve. Di qua... boh, proviamo ad andare di qua. Ho usato grimaldello. Vediamo cosa c'è. Oh oh, eccolo qua. Che cazzo fai, oh? Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testamento del ricercatore. Il documento contiene una lettera. La parte superiore della lettera è strappata. Resta leggibile. Alma, ho cercato di sopravvivere solamente per poterti rivedere. Ma i miei sforzi non hanno fatto che rimandare l'inevitabile. Sono stato contagiato e non esiste alcuna cura. Se non togliermi la vita prima che il virus mi privi di ciò che ancora mi separa da loro. Mio amore per te. Ok? Tra un'ora avrò raggiunto la pace eterna. Ti prego di capire e sappi che mi dispiace. Martin Crackhorn. Ok. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. No, no, ma lasciami sempre da sola. Che troia. Prendere amo da pesca? Prendiamolo. Ok. Amo per pescare. Ok, nulla di particolare. Una valigetta aperta contiene rovinosi rapporti biologici. Contenitore pieno di 7 morti. Prendere esemplare di ape? Prendiamo. Vari tipi di esche. Ok. Prendere esca di ape. Prendiamo. Premere, sì. Forse c'entra un esemplare di insetti. Questa cosa che bolle. Ha ha ha.
Me lo chiedo anch'io. Qualcuno lo usa per allevare creature di qualche tipo. Allora, esemplare di ape, esca di ape. Esaminiamo un po'. Questa qua è un'ape vera. Non c'è niente di solito. C'è niente di solito. C'è niente di solito. C'è niente di solito. Ok, questa qua. Esca a forma di ape senza amo. Questa va combinata con questa. Ta-dam! Esca di ape, esca a forma di ape con l'amo attaccato. Se lo metto nella bolla, nella cosa che bolle qua. Li posso scombinare? No, una volta combinati non si può. Manca un insetto. Sembra uno scarabeo. I'm a fucking genius! Oh cazzo! Oh! Porca troia! Oh! Che cazzo è sta ape? Ma pensa a te! Ok, esamina. Presenta l'immagine del vento. Ma dai! Ma non mi dire! Ok, quindi vado di qua. L'erba si prende. No, non prendo. Ma sì, prendiamo. Ok. Speriamo non ci siano zombie strani di qua. Prendere scatola pronto soccorso o no? Madonna, quanta roba! Erba, sì. Questa impronta si va a dirigere verso il letto. Ok, qua c'è un cazzo quindi. La cassetta di pronto soccorso lasciamola qua, tanto non mi serve adesso. Fucile perché io non me ne vado più in giro con la pistola, porca troia. Dovrei posare della roba. Emblema di un elmo, ok.
Però se me ne segnassi anche sulla mappa le porte che sono quelle lì barrate con le varie chiavi mi aiuterebbe, invece così devo andare a tentativi, non me le posso ricordare tutte, sono 1000 porte. Speriamo che non compaia qualche altro zombie così all'improvviso, come quello di prima. Allora, quella lì ha la maniglia fatta strana, che non posso entrare. No, devo posare di nuovo la roba, cazzo, che palle. Dai ragazzi, non mi lasciate da solo. Porco disco! Ce l'ho a destra, ok, devo star calmo. Cosa faccio? Mappa. Allora, ce l'ho a destra. Poi ho la stanza con lo specchio, quindi... Quindi potrebbero essercene almeno due o tre. Mi giro e gli apro il culo, è l'unica. Pronto? Cazzarola. Mi chiudo la maglia, c'è freddo. Tre, due, uno. Via! Maledetto colui che disturba il mio sonno. C'è un interruttore. Premere? No. Assolutamente no. C'è qualcosa in questa rientranza, ma la grata ti impedisce di afferrarlo. Boh, speriamo non succeda niente di grave. Infatti sono uscito immediatamente. Sperando che non ci sia di nuovo il gas adesso. Ok. È un enigma, quindi bisogna premere l'interruttore alla fine. Allora, l'enigma è qua. C'è un'armatura con l'ascia e lo scudo. Alla mia sinistra. Allora, è possibile che il riquadro rosso intorno ai quadri significa che devo toglierle. E le altre due sono quelle che devono rimanere. Ok.
Infatti io ho spinto quella con lo scudo e si è rimosso quella con la spada. Infatti. E adesso c'è una con l'ascia, che è questa qua, e l'altra che è quella lì con la spada. Giusto? O con una lancia, che cazzo è sta cosa? Assolutamente no, devo capirlo da solo. No, in sostanza bisogna spingere le statue corrette in maniera che tutti e quattro i cavalieri ritornano in posizione. Volevo solo capire quale cavaliere spingere. Ah, il cavaliere con lo scudo muove il cavaliere con la spada, quello a sinistra. Quindi se io adesso spingo questo, in realtà l'ultimo in fondo a sinistra si dovrebbe muovere al 100%, giusto? Quello con l'alabarda muove quello con la spada. Quello con la spada muove quello con lo scudo. No, quello con l'ascia muove quello con lo scudo, ok? Ok, però la soluzione è scritta qua. Scudo rimuove spada. Alabarda. O forse è l'ordine in cui devo spingerli? Proviamo che sia, proviamo che sia. Proviamo così e boh. Secondo me è quello. Scudo, poi bisogna muovere ascia alabarda. Muovere. Ok, ci sono. Allora, scudo. Ascia. Questa qua. Resettiamo un attimo. Scudo. Scudo. Poi ascia grande. Spada. Allora non è così l'ordine del gioco. Non è basato su cosa spingere per primo. Bisogna capire forse cosa spingere in maniera che tutti e quattro tornino allo stesso posto. Ah, però ho notato adesso che su ogni immagine c'è anche un riquadro diverso. Ok. Allora, proviamo a usare il cervello in un'altra maniera. Lo scudo muove
Lo scudo muove quello con la spada. Quello con l'ascia muove quello con la spada e lo scudo. Quello con la spada muove quello con la... muove quello con l'ascia e con la alabarda. Quello con la alabarda cosa muove? Non mi dire istruzioni. Non mi dire istruzioni perché non mi interessa. Devo capirlo da solo. Quello con l'alabarda muove la spada, quindi. No, no, non mi dire niente. Fatto. Oh yeah. Ok. Ottimo. Ah, ok. Questa qua è la soluzione. I cavalieri sono la soluzione per il portagioie. Il cuore. Giusto? Quindi, uno. Due. E fa il cuore. Ma chi sono? Contiene una maschera. Maschera mortuaria, bene. Senza occhi, naso e bocca. Ok. Non c'è nessuno, ma io switch sul fucile. Qua era aperto. Può darsi. Non ricordo. Di qua dove cazzo si va, non mi ricordo più. Qua non c'era un caricatore da pistola che avevo già preso. Ok. Ah sì, di là c'è. Di là c'è la porta dove praticamente c'è la... dall'altro lato non puoi aprirla perché c'è la maniglia. Bene. Di qua non mi ricordo che cazzo c'è. Ok. Che ore sono? 11:00. Ok.
di qua è da dove sono uscito, sbaglio, sì. Barry. Jill, got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Certo. Hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Ma Dio fa, ma dammi sto cazzo di lanciagranate, Dio buono, che mi serve? What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks, I'll take it. See you later. Ciao. Ciao pure, mi ha detto in italiano. Ciao. Alla prossima. See you next time. Bye. E certo, ovviamente a me i proiettili dell'acido così li tiro così ai zombie. Di qua dove cazzarola vado? Ho usato la chiave armatura, quello che volevo fare. Sarà pieno così di zombie. Non promette nulla di buono. Un tavolo di vetro. Ok. Una pianta da fogliame e qualcuno ha usato la panchina come podio. Che hai visto, Poppy? Cosa hai visto? Ma che cazzo? Non ti avvicinare, porco dio. Cazzo fai, oh? No! Non ti avvicinare! Forrest ci ha lasciato la pelle e sembra che sia morto un bel po' di tempo. Che rimanga morto, Forrest. Oh, un lanciagranate, grazie! Ottimo. Le granate sono già caricate, direi di usarlo. Non provare a muoverti o ti faccio saltare in aria. Oh oh. Che cazzo? Oh. Che cazzo è? Porco dio, stai fermo. Stai fermo, Cristo. Ti faccio saltare in aria. Porca madonna. non puoi sopportarne, ma io mi curo adesso. Il prossimo che mi prova a sparare lo disintegro. Cioè che mi prova ad attaccare. Pezzo di merda. Madonna, t'ammazzo. Beh, ottimo, ho trovato lanciagranate. Allora, ora dove cazzo vado di qua? Ok. Questo lato qua, allora di qua. Non mi ricordo più. No, di qua si va dall'altra parte del giardino. Um.
Andiamo a mettere la maschera, dai. Sperando che non ci siano sorprese nel cimitero. Madonna, veramente. Ma soprattutto che cazzo di ansia sto gioco, fatemi bere. Allora, un volto di pietra con un foro al posto della bocca. La maschera che cos'ha? Senza occhi, naso e bocca, quindi tutte e tre. Allora, qua va. Che simpatica. DualShock 4 disconnesso, carica la batteria. Bene. Per fortuna che ne ho due. Allora. Bene, quindi siamo a posto. Bene. Non di là, non di qua. Di qua dove cazzo si andava? Elmo, ok. Devo tornare su. O torno su o torno nella cucina, però minchia nella cucina. Devo prima salvare. La stanza di salvataggio dov'era già? Di là. Entro nella hall, sinistra. Di qua dove si va, che non mi ricordo. Porco Dio. Pure. Madonna. Vale. Mo c'è quell'altro che si è risvegliato e so cazzi.
Però io devo comunque passare di qua perché c'è la macchina da scrivere, quindi lo devo disintegrare con il lanciagranate. Un colpo dovrebbe andare giù. Via. Prepariamoci a spaventarci. Porco Dio, lo sapevo. Madonna. Devo andare a salvare. Ok, direi di fermarci qua per il momento. Appunto. Allora, tra un walkthrough e l'altro non voglio superare la fascia di 2 ore. Per una semplice questione che poi un po' la gente si stufa a vedere sempre lo stesso gioco e anche per 2 ore di fila, anche se noto che è un gioco che mantiene molto l'attenzione, dato che ci si caga addosso. E poi per una questione di progressi, non posso andare avanti 80 ore nel gioco, no? Non ha senso, perdo la concentrazione, anche inizio a girare a caso, invece devo capire cosa devo fare. Quindi facciamo un riepilogo della situazione. Abbiamo preso il fucile, lanciagranate e altre cazzate. Lo stemma del vento va inserito dove c'erano i due fori esagonali nella hall dietro la porta dove si sentono i respiri. Però bisogna capire dove va la partitura mancante, dove c'è il pianoforte nell'ala dove c'è la cucina maledetta. La gemma non so. Il fucile andava messo dove c'erano i supporti dove ho preso il fucile, dove mi ha salvato Barry. E la chiave d'armatura devo capire ancora quali porte apro. Detto ciò, credo che farò un'altra live brevissima perché poi devo andare a dormire su Tekken, che voglio rankare un po', quindi adesso mi metto un po' su Tekken. In ogni caso, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima live, cioè questa qua che sto per fare. E boom, con Resident Evil continuerò prossimamente, anche se mi fa cagare addosso. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima live.